Una festa in piazza con un gruppo coinvolgente, Mo Better Band, si festeggia la zona bianca, che significa ripartenza, rinascita, ed allora musica. Ad organizzare questo speciale pomeriggio a Pescara, l'Istituto Acustico Maico, che ha unito divertimento a prevenzione. Non c'è festa senza prevenzione, il motto dell'iniziativa, che ha divertito ed interessato persone di tutte le età. Festa con un gruppo musicale di grande coinvolgimento per festeggiare la zona bianca, per festeggiare la ripartenza. L'Istituto Acustico Maico, abbiamo l'amministratore Mauro Menzietti, sempre vicino anche alle attività economiche e sempre con la parola prevenzione. Qui siamo in Piazza Salotto a Pescara. E abbiamo pensato proprio di ripartire con una festa è un regalo per la nostra città, per le nostre famiglie, per i nostri bambini. Una bellissima musica, un segnale vero di ripartenza che però sottolinea l'importanza della salute, dell'ascolto, dell'udito, proprio in un periodo in cui abbiamo visto che la distanza, il distanziamento sociale, le mascherine, anche la comunicazione attraverso dispositivi elettronici hanno causato un momento di grande frustrazione, di grande isolamento per le persone che, poverine, hanno sofferto dei problemi di udito. Ecco, come dire, c'è stata una sorta di rivincita dell'udito, rivincita della salute. Tutti gli italiani, gli abruzzesi in particolare, hanno capito che in questo momento la salute è importante e anche la salute dell'udito, proprio perché abbiamo visto che con questo distanziamento forzato chi aveva problemi di udito ha sofferto veramente l'isolamento. Per questo il segnale di ripartenza è: agiamo, facciamo subito qualcosa, incontriamoci di nuovo, ma non trascuriamo l'udito a causa del Covid. Siamo lasciati, diciamo così, io e lei con la Maratona Mondiale dell'Udito e ci ritroviamo qui a Pescara con un grande evento dove l'udito è anche protagonista. Sicuramente, ed è proprio Pescara il centro dell'Italia, ma non solo, perché in questi anni siamo riusciti ad attirare l'attenzione veramente delle istituzioni e di tutti i partner coinvolti. Pescara negli anni è diventata la capitale dell'udito ed è proprio per questo, perché abbiamo cominciato con Nonno Ascoltami, lo conoscete tutti, proprio da questa piazza. Proprio 12 anni fa, ma abbiamo continuato con le celebrazioni nazionali della Giornata Mondiale dell'Udito fino ad arrivare ad essere ufficialmente da poco gli ambasciatori dell'OMS. Nonno Ascoltami è ufficialmente in Italia il portavoce dell'OMS. Questo è un orgoglio tutto abruzzese, un orgoglio che dobbiamo ai tanti cittadini che in questi anni ci hanno dato fiducia, si sono fidati delle nostre iniziative e hanno cominciato ad approcciare il problema di udito cercando di risolverlo in una maniera così semplice come l'abbiamo impostata noi, con una festa, con un momento di incontro nella piazza davanti a tutti, senza problemi, senza vergogna. Risolvere il problema di udito rimette energia, ti rimette a posto e ti permette di integrarti completamente con la tua famiglia, con il tuo lavoro, con la tua scuola, con i tuoi compagni. Anche i giovani sono tanti che oggi sono esposti ai rumori e purtroppo anche al volume troppo alto delle cuffiette, dei loro telefonini. Ecco perché è importante lanciare questi segnali di allarme da un lato e segnali anche positivi come questo. Non vi preoccupate, il problema di udito si risolve molto facilmente, in tanti modi, però è importante cominciare ad occuparsi del proprio udito e non trascurarlo proprio in un momento come questo in cui è fondamentale. Maico si conferma un istituto acustico che è vicino alle attività, alle varie iniziative e che si muove a 360 gradi anche nella prevenzione, facendola diventare un qualcosa, come lei ha detto, di gioioso, di bello.
E la nostra azienda da subito si è distinta, ripeto, creando anche un'iniziativa che è andata ben oltre le attività aziendali, che non ascoltami, che adesso addirittura è proprio di dominio nazionale con il Ministero della Salute e tutti gli altri partner, tra l'altro aziende teoricamente a noi concorrenti, invece tutti sostengono un'iniziativa così importante come questa. Però noi Maico qui sul territorio abbiamo sempre creduto che sia importante essere vicini ai cittadini, alle istituzioni, alle tante realtà, anche i centri sociali, i patronati, squadre di calcio, sportive, teatro, tutte le attività che rendono viva la città. Noi se possiamo cerchiamo di dargli una mano, perché e credo che sia proprio il nostro ruolo, che sia anche un dovere nei confronti di una città che ci ha dato tanto. Ecco perché noi oggi abbiamo voluto regalare un piccolo segno di grande riconoscenza verso una città, ripeto, che ci ha dato veramente tanto, ci ha accolti, dove mio padre 65 anni fa ha cominciato a lavorare, a vedere persone con problemi di udito, a cercare di risolvere i loro problemi. Abbiamo avuto tanto e cerchiamo di dare tanto proprio alla nostra città in cui crediamo. Forza Pescara! Odoardi, audioprotesista dell'Istituto Acustico Maico, parliamo di qualche numero. Quanto incide il problema dell'udito? Il problema dell'udito in varia misura coinvolge circa il 10% della popolazione, quindi i numeri sono assolutamente elevati. Il problema grosso è che la gente si riduce a situazioni estreme prima di pensare soltanto di farsi vedere, di fare un'analisi, e questo è il nostro invito, diciamo è un tasto su cui premiamo molto. L'esame audiometrico non va fatto solo a 70-80 anni, ma va fatto a 30. Non si fanno più esami a scuola, non si fanno per il militare, non si fanno per l'esame della patente, e questa è una cosa che non ha senso, perché in fase precoce probabilmente si può bloccare l'avanzare di una futura sordità. Oggi viviamo più a lungo, quindi dobbiamo pensare a mantenere sano l'udito e di conseguenza anche è un discorso di prevenire il decadimento cognitivo. Durante questo periodo di Covid sono venute fuori tante problematiche. L'uso delle mascherine ha complicato per tutti quella che è una funzione di integrazione del nostro cervello. Noi capiamo anche se non sentiamo che una piccola percentuale delle sillabe, e quindi ci sembra di sentire, ma in realtà abbiamo guardato in viso, abbiamo riconosciuto una persona, abbiamo fatto delle ricostruzioni mentali, ma l'udito è un'altra cosa. L'udito può essere misurato e può in maniera oggettiva essere valutato. Vai, dottore! Sindaco Carlo Masci, una festa della ripartenza, e anche la Maico ha voluto far vedere la sua presenza. Ma sì, noi a Pescara abbiamo tante iniziative fatte da società, associazioni, il mondo del volontariato, e la Maico si distingue ogni volta, perché la Maico riesce a organizzare manifestazioni di livello nazionale ed internazionale. È partita da Pescara e noi siamo fieri, lo sottolineiamo sempre. La mia presenza qui è proprio la testimonianza di una vicinanza dell'amministrazione a tutti coloro che si impegnano per far crescere la città, e quindi non potevamo non esserci per gioire con la Maico, con questa ripartenza che sono certo a Pescara darà il massimo dei frutti, perché Pescara è una città sempre pronta, effervescente, dinamica, che si presenta ai nastri di partenza con una spinta eccezionale. Anche in questa occasione lo stiamo dimostrando. Cogliendo lo spirito di Maico, che ha creato l'evento per ripartire da una festa, non dimenticando l'attenzione per la salute e dunque per la prevenzione, vi lasciamo vedere ed ascoltare la coinvolgente band per regalarvi allegria e spensieratezza.
Thank you.